E se Disneyland fosse sotto attacco? E se l'unico eroe in grado di salvarla, così da entrare immediatamente nella mitologia dell'Occidente, fosse il pupazzo di McDonald? E se due bellissime e dolcissime fanciulle volessero per forza donarti l'Eucaristia? Avrete le vostre risposte guardando il prossimo numero di Artissima, l'arte come non l'avete mai vista. Cari amici, oggi l'amore per l'arte ci porterà alla Mondo Bizzarro Gallery di Roma, via Reggio Emilia, zona Porta Pia. Come vedete, però, sono ancora ingolfato all'interno del traffico pedonale del centro. Ce la farò? Riuscirò ad arrivare in tempo per i due vernissage che mi aspettano? Ma soprattutto, ne sarà valsa la pena di spendere tanto sudore e tante calorie per arrivare fin lì? Vedremo. Ed eccola finalmente la Mondo Bizzarro Gallery. Bell'ambiente, frequentato da giovani, con qualche persona interessante ed altre persone sicuramente, definiamole così, inquietanti. Ma tutto sommato, non giudichiamo l'abito dal monaco. Ed entriamo. Anzitutto, dopo esserci ovviamente accreditati con gli amici della galleria, cerchiamo il primo dei nostri autori di oggi, Max Papischi, che presenta la sua mostra dal titolo Disneyland is under attack. Papischi non c'è. Ci è stato detto che è arrivato con largo anticipo sul luogo del misfatto, ma poi ha detto vado a farmi una doccia. Da allora è scomparso. Noi comunque restiamo qui ad aspettarlo. Esatto. Di colpo ho detto, beh, proviamo.
perché non c'è stato tempo né modo. Invece, quindi questo è il simbolo dell'inizio della mia... Ma pensi che è una persona estremamente simpatica? Fa piacere vedere chi ha le giuste immagini accompagna la giusta ideologia. Gli auguriamo lunga vita e prosperità e di farci vedere cose sempre, sempre, sempre migliori. Ma noi eravamo qui anche per Saturno Buttò e per le sue ultime opere. Hieratic Surgical Paints. Questo è il titolo della mostra di Saturno Buttò qui a Mondo Bizzarro Gallery. È una mostra che ci è piaciuta perché il Buttò è un artista sopraffino ed ha una sicura padronanza sia dei temi estetici sia poi della materialità brutale che si inserisce nell'atto pittorico. Saturno Buttò, oltretutto, è una persona meravigliosa, sopraffina. L'unica cosa che ci dispiace, l'unica critica che possiamo fare alla sua arte è quella di una qual certa discrepanza tra quella che è la stilistica, l'immagine e il bagaglio ideologico che c'è dietro. L'arte di Buttò è impensabile, dal nostro punto di vista critico, senza l'inserimento di Bataille. È forte in Buttò l'elemento del sacro e la critica al sacro. Ci è dispiaciuto che Buttò non si affini da un punto di vista teorico. Forse leggere qualche libro in più, posare un attimo il pennello per riflettere, non sarebbe una cattiva idea.